Bentornati cari telespettatori di Fano TV, siamo in diretta sul canale 17, c'è l'informazione, torna la rassegna stampa in versione oggi giovedì, in versione un po' allungata con degli approfondimenti che tra poco vedremo. Naturalmente l'argomento principale sarà la pandemia, quindi sarà comunque la situazione d'emergenza che stiamo vivendo a ridosso dell'inizio delle festività natalizie. Di questo anche parleremo, perché nelle prossime ore arriverà questo nuovo DPCM che ci darà le indicazioni su come saremo costretti a vivere le prossime settimane, quelle che ci porteranno appunto alla festa di Natale, all'ultimo dell'anno, al termine di questo anno da dimenticare. Allora, andiamo adesso però e cominciamo la nostra rassegna stampa partendo da una pagina che oggi, da un articolo che oggi pubblica sia il Resto del Carlino che il Corriere Adriatico, ed è una notizia che riguarda il Santa Croce di Fano, l'ospedale fanese, dove all'interno di alcuni reparti purtroppo perché l'ospedale Santa Croce in linea teorica dovrebbe essere un ospedale pulito, quindi dove non dovrebbero entrare persone che hanno il Covid-19. Però purtroppo questo non è stato possibile, stando alle notizie che appunto giungono leggiamo dai giornali. Allora andiamo sul Resto del Carlino. Il titolo della pagina di oggi è questo: 8 positivi a medicina e altri casi sospetti e allarme contagio all'ospedale di Fano, riguardano sia sanitari che pazienti. Ieri si è riunita l'unità di crisi per capire come si sia propagato questo virus all'interno dell'ospedale fanese e trovare quindi le contromisure. Ora, ieri sera l'unità di crisi presieduta dal primario Gabriele Frausini si è riunita proprio per tracciare i contatti e capire come si sia potuto propagare il virus all'interno del reparto, che ospita prevalentemente pazienti della neurologia e anziani affetti da pluripatologie. Il primo allarme, scrive Simona Spagnoli sul giornale, il primo allarme è scattato lo scorso 10 novembre, quando è stato sottoposto a tampone il personale e i degenti, 7 dei quali sono risultati infetti. Alcuni sono stati trasferiti al San Salvatore, mentre altri, dopo aver ricevuto le cure necessarie, sono tornati a casa oppure hanno potuto lasciare l'ospedale perché trovati finalmente negativi. Un secondo allarme poi è scattato la scorsa settimana invece in un altro reparto, in gastroenterologia, dove un ricoverato era risultato positivo al tampone molecolare. Sottoposto al test una seconda volta, però questo paziente è risultato negativo. Quindi va da sé che si è trattato di un falso positivo. Questo succede. Poi chiaramente succede perché? Perché succede che possa sfuggire qualcuno, perché poniamo che il paziente A oggi vada al pronto soccorso e gli fanno il tampone, risulta negativo, ma magari il virus è in incubazione, non risulta, viene ricoverato, quindi il paziente va in camera e tempo dell'incubazione, un giorno o due, diventa positivo. Ecco che lì la frittata è fatta. Allora andiamo a vedere adesso, ci colleghiamo subito, vedo Simona Zonghetti con il suo ospite, proprio con l'ospedale Santa Croce di Fano. Buongiorno Simona. Buongiorno direttore, questa mattina iniziamo subito con una bella storia. La storia di chi ha deciso dopo diversi anni di riscendere in campo contro questo nemico invisibile, Antonio Dottori, che ha diretto per diversi anni il pronto soccorso del Santa Croce. Buongiorno intanto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come mai ha deciso di rispondere all'appello di Marche Nord? Beh, era un'idea che mi è venuta non oggi, mi è venuta qualche mese fa, cioè nel momento della crisi, quello principale. A quell'epoca non ho avuto il coraggio di rientrare, perché essendo un paziente purtroppo anziano e anche a rischio, perché ho avuto un infarto lo scorso anno, ero molto titubante sul rientrare. Adesso che so di aver avuto il virus senza sintomi e so di aver avuto gli anticorpi fino a qualche mese fa, diciamo che rientro con più tranquillità, perché è dimostrato che le possibilità di reinfezione sono minime, nel mondo sono pochi casi, per cui diciamo che sono tranquillo. Certo, non mi metto ad abbracciare i pazienti, però con le debite precauzioni, con i mezzi di copertura, diciamo, totale o quasi.
diciamo che vado tranquillo. C'è una carenza di medici e di infermieri e come lei anche altre persone hanno deciso di rimettersi in gioco. Sì, infatti ci tengo a sottolineare che io non sono il solo ad aver avuto quest'idea. Ci sono colleghi medici e colleghi infermieri che sono rientrati in Marche Nord, ma anche in tutta Italia, ma restiamo nel nostro ambito locale. Sono rientrati in Marche Nord al tempo della prima ondata. Dico una persona per tutti, il dottor Martinelli, ex direttore della rianimazione, è rientrato a marzo ed è tuttora in servizio. Quindi, volevo dire, io sono soltanto uno dei tanti che rientra dalla pensione. Insomma. Quindi un bel senso di responsabilità. Ma qual è la procedura e quando potrebbe tornare in corsia? Dunque, in questi giorni sto firmando fogli, domani dovrei andare a firmare il contratto e, salvo sorprese, riprendo il servizio dal 1° dicembre. Dove verrà collocato? Ma mi ha detto il dottor Titolo che attualmente è il dirigente del pronto soccorso di Fano, che dovrei stare nelle retrovie, cioè seguire l'osservazione breve intensiva, l'osservazione temporanea, cioè diciamo è il luogo in cui i pazienti vengono appoggiati dopo la visita in pronto soccorso in attesa di essere sistemati nei reparti o dimessi. E per quanto sarà il contratto? Quanti mesi? Il contratto è per 6 mesi. Teoricamente rinnovabili, ma mi auguro che non sia così, insomma, nel senso che non sia necessario, anche se la mancanza di medici non credo che verrà risolta nel giro di 6 mesi, perché purtroppo oggi il problema non è tanto in questo momento il Covid, quanto il fatto che non ci sono medici che vogliono fare l'urgenza, ed è un problema annoso. Io l'ho toccato con mano a suo tempo quando dirigevo il pronto soccorso di Fano e facevamo moltissima fatica a trovare colleghi che volessero fare questo lavoro, e oggi ancora di più. Che cosa la preoccupa di più? Ma diciamo la memoria, perché molti dosaggi di certi farmaci, certi protocolli, soprattutto il settaggio delle macchine, delle pompe di infusione. Sono tutte cose che chiaramente in 5 anni si dimenticano. La medicina non si dimentica, perché è come andare in bicicletta, ma il problema è ricordarsi quel farmaco quante volte al giorno, in che modo e tutto il resto. Credo che mi ci vorrà almeno una settimana per riprendere un minimo di abitudine. Ecco. Lei ha lavorato per tantissimi anni anche a Pesaro, al San Salvatore, poi si è trasferito in questi ultimi anni al pronto soccorso, dove aveva trovato anche una situazione difficile. È cambiato ancora oggi rispetto a 5 anni fa? Beh, c'è la situazione logistica è quella che è, parliamo del Santa Croce di Fano, nel senso che io a suo tempo ho aiutato l'architetto che cercò di migliorare la situazione, i muri per capirsi, dell'ospedale, l'ampliamento e la sistemazione delle stanze e dei percorsi. Abbiamo a suo tempo, parlo del 2000, mi pare 12-13, adesso non ricordo bene l'anno preciso, abbiamo cercato di fare l'impossibile per rendere il pronto soccorso più abitabile rispetto a come la prima. Ci siamo certamente riusciti, ma comunque non è certamente una struttura ideale per una città come Fano. D'altra parte non possiamo pretendere di fare, la struttura era quella, i muri erano quelli, non è che si potevano fare miracoli. Diciamo che rispetto al 2009, cioè a quando, diciamo alla fine del 2009, inizio del 2010, quando il dottor Ricci mi chiamò qui a Fano, abbiamo fatto dei grandi passi avanti, sia come struttura sia come organizzazione. Ecco, comunque lei non è mai rimasto fermo, perché è responsabile regionale dei pensionati, anche per quanto riguarda il sindacato, quindi ha voluto sempre rimanere a contatto con questa realtà sanitaria. Sì, non tanto come medico ho semplicemente fatto il volontario in Ecuador il primo anno che ero in pensione, quando ancora ero più giovane e avevo ancora diciamo la memoria per tutto. E dopo mi sono dedicato tramite il sindacato a lavori di organizzazione, di rappresentanza e cose del genere. Eseguo ogni tanto qualche corso BLS, qualche corso di primo soccorso, ma diciamo possiamo definirlo un bricolage. Ecco. Ma possiamo definirla anche una passione il suo lavoro? Beh, oddio, quando uno l'ha esercitato, io mi sono laureato a 25 anni, ho cominciato a lavorare a 26, quindi parliamo di 40 anni di lavoro. È difficile dimenticarsi e pensare completamente ad altro, anche se ho tanti hobby, ma
La medicina rimane la cosa principale, ovviamente. Lei ha 69 anni, quindi ha ancora del tempo da poter dedicare a questi pazienti. Diceva adesso per 6 mesi, anche se si spera che questa pandemia possa finire il prima possibile. Poi, se dovesse eventualmente esserci ancora bisogno, crede che renderà comunque, darà la sua disponibilità? Ma io penso di sì, non c'è ragione. Io sono ottimista comunque, penso che non appena uscirà il vaccino e uscirà nella prossima primavera o anche prima, e sperando che la gente non sia così stupida da non farlo, la faccenda dovrebbe terminare da sola, cioè diciamo che la prossima estate dovremmo essere tutti liberi, ecco, almeno in Italia, all'estero dipende dalle situazioni locali naturalmente. Ce lo auguriamo tutti. Marco, ci sono domande da studio? Sì, ne ho una in particolare che non è una domanda, ma è un invito al dottor, appunto dottori, che è questa. Lui, con la scelta di tornare certamente in corsia, quindi a contatto anche con potenziale, anche se l'ospedale di Fano dovrebbe essere no Covid, però il rischio che capitino sotto delle persone infette c'è sempre. Ecco, ritornando chiaramente dimostra anche di avere coraggio, anche se lui dice io l'ho avuto, gli anticorpi, sono più tranquillo, però comunque è una persona che ha avuto un infarto, quindi con una patologia pregressa. Allora, ci sono tante persone che oggi vivono nella paura, tante persone che ci stanno seguendo, tante persone anziane che hanno paura di fare qualsiasi cosa. Ecco, vorrei che da persona che è in prima linea desse un messaggio a queste persone, alle persone che sono terrorizzate dalla paura. Giustamente il direttore dice lei ha avuto un grande coraggio comunque a prendere questa scelta, ha detto che ha gli anticorpi, però insomma è sempre una situazione potenzialmente a rischio. Ci sono tante persone, tanti anziani in questo momento che sono terrorizzati, hanno davvero paura, quindi se può dare lei un messaggio che è in prima linea a queste persone che magari ci stanno guardando, ci stanno ascoltando e che hanno ancora una grande paura. È difficile togliere la paura di un nemico invisibile. Io, come dico, prima di tutto sono forse sono un incosciente, non lo so, però credo che se io entro in pronto soccorso adesso, sono passato l'altro giorno a vedere con il collega, non è che si lavora come una volta, si lavora con un camice usa e getta, comunque con camici appositi, si lavora con la mascherina ovviamente e con i guanti. Quindi l'eventualità di venire a contatto col virus è ridotta al minimo. Anche se in realtà abbiamo visto anche questa mattina dai quotidiani che ci sono dei focolai e quindi comunque è una situazione, come dicevamo, a rischio. Beh, in teoria sì, tenendo presente però che nei reparti non so, ma al pronto soccorso ci sono due percorsi separati. Uno è quello per i pazienti che presentano sintomi e uno per quelli che non presentano sintomi, ma comunque tutti vengono tamponati. Non con l'auto, ma con, sapete bene cosa vuol dire. E quindi diciamo che dietro al pronto soccorso, dove in teoria dovrei lavorare io nella parte, diciamo, dietro le stanze, dovrebbero essere tutti i pazienti già tamponati e già sicuramente non affetti da Covid. Dopodiché io ho vissuto l'epoca dell'AIDS in pieno e l'AIDS era un nemico molto più insidioso e molto più pericoloso all'epoca, parlo degli anni 90. E ciononostante non è che ce lo siamo presi tutti, anzi, se devo essere sincero, non se l'è preso nessuno. Il Covid è sicuramente più infettivo, cioè è molto più facile prenderlo, ma è anche molto meno pericoloso, cioè l'eventualità di morire o di avere grossi problemi è scarsa. Purtroppo è maggiore di quella dell'influenza normale, ma non è paragonabile all'AIDS, cioè l'AIDS significava all'epoca morire praticamente, oggi meno per fortuna, capito? E se uno prende il Covid, io l'ho preso per esempio, non me ne sono neppure accorto di averlo preso. Lo stesso mio fratello per esempio, poi ovviamente sono fatti genetici, ognuno siamo diversi, però la popolazione, io ho visto in questi mesi, il contatto col Covid poi dopo si trasforma in qualcosa di diverso a seconda della persona che lo prende, perché la maggior parte, per fortuna, delle persone lo prende e non se ne accorge neanche. Una parte ha pochi sintomi, un'altra parte ha sintomi maggiori, febbre, tosse, influenza, e una minima parte, per fortuna minima, adesso le percentuali sono molto variabili,
però una minima parte finisce in ospedale perché ha sintomi seri, una minima ancora parte finisce in rianimazione e purtroppo alcuni se ne vanno. Diciamo che se ne vanno soprattutto quelli, come dicono, con le comorbidità, cioè gente che ha altri problemi, non è una scusa per morire. Però io ho sempre pensato che se tu sei una persona di 95 anni, una persona con grossi problemi respiratori, soprattutto con problemi cardiaci, e a suo tempo ti prendevi l'influenza, potevi morire ugualmente. Qual è il problema? Che oggi è più facile prendere il Covid di quanto fosse facile prendere l'influenza a suo tempo. E quindi questa può essere sicuramente una delle cause. Il problema è quello, il Covid è estremamente infettivo ed estremamente diffuso, molto più dell'influenza normale invernale, soprattutto perché l'influenza invernale viene dominata dal vaccino, il Covid purtroppo ancora no. Quando avremo il vaccino saremo nelle stesse condizioni. Io sono un ottimista, chiaramente, in televisione tutti vedono che ci sono gli ottimisti e i pessimisti, poi ci sono i troppo ottimisti e i troppo pessimisti, per restare nel mezzo io faccio parte di quelli più ottimisti. Probabilmente parlo perché l'ho avuto, ecco, sinceramente, quindi vedo le cose in un altro modo. Però, ecco, bisogna avere paura, però non per questo dire oddio adesso cosa mi succederà. Ci sono le mascherine, dimostrato che riducono di una percentuale altissima la probabilità di infettarsi e di infettare soprattutto, perché la mascherina serve a non infettare più che a non essere infettati. Poi un po' di igiene, un po' di attenzioni, che vedo che la popolazione segue, insomma, adesso, salvo qualche ragazzino che gira così incosciente, che ogni tanto si vede, parliamo di Fano. Per il resto io vedo passare gente adesso, tutta gente con la mascherina, anche gente da sola, che in teoria potrebbe non portarla. Quindi vuol dire che il messaggio è arrivato. Non per niente i dati dimostrano che l'infezione sta calando. Purtroppo se molliamo tutto, fra un mese ci ritroviamo da capo. Torneremo in zona gialla, secondo lei, dottore? Io sono di un ottimismo, come dico, sono di un ottimismo assoluto. Secondo me, anche in previsione del Natale, in qualche modo torneremo in zona gialla tutta l'Italia. Questo per mandare avanti l'economia, parliamoci chiaro, perché se la gente non può girare, non può spendere. C'è il problema dei ristoranti, il problema dei ristoranti soprattutto, perché quello che riguarda le sale, i cinema, le altre cose, tutto sommato si può anche stare senza. Mi dispiace per chi ha queste attività, naturalmente. Però i ristoranti, come erano nell'ultimo periodo, con tavoli piccoli, tutti diciamo distanziati, su via. Mi sembra una cattiveria non reprirli, però dopo, come i governanti purtroppo devono badare a tante cose, soprattutto a non creare problemi, nel senso che se un domani venissero fuori dei problemi la colpa è loro, e quindi io posso capirli che si muovono con i piedi di piombo. Una grande responsabilità per loro e un grande coraggio che ha lei, per cui congratulazioni veramente. Speriamo anche che questa sua testimonianza possa servire anche ad altri, magari sono in casa, sono andati in pensione e stanno decidendo se appunto rimettersi in gioco e scendere in campo oppure no. Grazie per questa sua testimonianza. Grazie a voi. Grazie di nuovo ad Antonio Dottori. Noi, Marco, invece ci spostiamo verso la chiesa del Porto, ci ricolleghiamo tra poco. Bene, grazie Simona, grazie al tuo ospite. Chiaramente abbiamo evitato domande, visto che comunque Dottori ha gestito per anni ed è stato responsabile del pronto soccorso, abbiamo evitato domande sulla questione dell'ospedale che ormai ha 100 anni, che l'ospedale nuovo, tutte quelle domande lì che comunque in questo momento non rientravano nel nostro discorso. Allora, invece, accennato poco fa, l'avete sentito, i contagi sono in calo e questo è il dato importante sul quale dobbiamo stare attenti. Perché? Perché domani, il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità deciderà, che poi verrà consegnato al governo, deciderà se riportare l'Emilia Romagna, l'Umbria e anche le Marche, per esempio, al colore giallo, quindi da arancione a giallo, così come altre colorazioni, come per esempio la Lombardia, Piemonte, Calabria, da zona rossa potrebbero arrivare e diventare zona arancione. Ecco, la seconda ondata, dicevamo, sta calando, quasi tutti gli indici migliorano, per il secondo giorno consecutivo sono in calo anche tutti i ricoverati con sintomi. Questo è il quadro, diciamo, nazionale, non solo in riferimento alla nostra regione, alla regione Marche.
Poco fa Dottori ha parlato anche della possibilità, secondo lui, da ottimista, che l'Italia tornerà comunque sotto il periodo natalizio ad essere zona gialla, quindi con meno restrizioni, dando così la possibilità a tutte quelle, all'economia soprattutto, di girare, ai soldi di girare. C'è tanta gente che non sta spendendo niente, ma nello stesso tempo non è che i soldi li butta nel camino, li mette da una parte, quindi ci sono tanti risparmi, gli italiani stanno risparmiando tanto laddove chiaramente i soldi ci sono, non me ne vogliono quelli che invece stanno lottando per arrivare a fine mese. È chiaro che questo è un altro problema, perché ci sono quelli che purtroppo fanno fatica anche ad arrivare a fine mese, perché non lavorando non incassano, e tra questi ci sono anche le estetiste delle quali si è parlato tanto, soprattutto nella prima fase. Allora, siamo in collegamento adesso con una delle rappresentanti, Romina Paludi, siamo in collegamento con Roma. Buongiorno Romina. Buongiorno a lei. Allora, voi avete lanciato una petizione a marzo per salvare i centri estetici, parrucchieri, barbieri, eccetera, eccetera. Avete raccolto qualcosa come più di 20.000 firme. Allora, la situazione in questo momento qual è? La situazione in questo momento, diciamo che è molto critica. Nel periodo del primo lockdown è stato dato un obbligo di chiusura, con mille promesse di aiuti, di bonus, mai arrivati. Gli unici aiuti che sono arrivati sono stati due: le 1.000 euro del fondo perduto e il 25% dell'incasso dell'anno precedente come prestito, quindi come debito, per andare a coprire tutti i debiti che si sono recati durante il lockdown. Nonostante ci hanno dato dei crediti d'imposta per gli affitti, ma che a noi realmente non sono serviti a nulla, perché noi gli affitti li abbiamo dovuti continuare a pagare comunque. Io oggi sono qui e vi ringrazio di avermi invitato, ma parlo per tutte le categorie, non solo per le estetiste e i parrucchieri, perché siamo tutti nella stessa barca purtroppo. Il governo parla di triliardi, miliardi, triliardi, continuamente sentiamo parlare. A noi non è arrivato nulla. Siamo stati classificati evasori, negazionisti. Io invece voglio ricordare a tutto il popolo italiano che noi non siamo né evasori e né negazionisti. Siamo persone che ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare e portiamo un PIL all'Italia. Che diamo la possibilità di poter pagare dei stipendi pubblici, di mandare avanti questo paese. Quindi non è più possibile andare avanti così, questo governo ci deve ascoltare, siamo stati ascoltati da tutte le forze politiche e anche dal presidente Conte per ben due volte. Purtroppo ad oggi non ci sono arrivate risposte di nessun genere, promesse ma non risposte, i fatti non sono arrivati. Paghiamo una tassazione che ha degli standard, è fuori dagli standard europei. E proprio a questo proposito vi voglio dire che stiamo sempre più convinti che l'Europa non ci stia aiutando, ma ci sta affossando. Ad oggi riteniamo come unica soluzione un avvicinamento ad Italexit di Gianluigi Paragone. Ricordiamoci che senza Italia non c'è Europa, dottore. Qui bisogna fare un piano di attacco, ci devono aiutare, devono muoversi. Assolutamente, non possiamo più rimanere così. Perché se noi falliamo, l'Italia non andrà più avanti. Ecco, ci sono, Romina, ci sono situazioni, abbiamo visto anche limite, persone che hanno chiuso l'attività, persone che non riapriranno più. Ecco, qual è la fotografia allo stato attuale? Allo stato attuale è che molti nostri colleghi, ma molti colleghi, non parlo di estetisti e parrucchieri, ripeto, parlo di partite IVA come colleghi, hanno già abbassato le loro serrande e purtroppo si ritrovano con questo governo che aiuta come assistenzialismo, quindi andranno a gravare ancora di più. Noi stiamo provando a galleggiare, molti di noi non stanno più pagando le tasse, stanno facendo uno sciopero fiscale, ma non per volontà, ma sono obbligati. Quindi diciamo che è un po' un cane che si morde la coda. Vi faccio un piccolo esempio, hanno parlato dei bonus dei centri storici. Non ci siamo rientrati la maggior parte di noi. Per poter rientrare in un bonus centro storico dovevi fare meno 66% a giugno 2020 in confronto al giugno 2019. Noi, nel mio caso, abbiamo fatto meno 50%, meno 47%, non ci siamo rientrati.
Ma lei come la vede? Non è terribile questa cosa? Ci hanno promesso di scalare le tasse e le imposte dalle bollette, della fattura dell'acqua, della luce e del gas. Ancora oggi non c'è stato scalato nulla. Ci hanno dato la possibilità di Invitalia per poter acquistare il materiale, mascherine e tutto l'occorrente che ci serviva per lavorare, e ci avrebbero dato 500 euro a persona, ok, a dipendente. Un secondo e mezzo è durato, dopodiché è stato chiuso il bando, quindi non ci siamo rientrati in nessuno. Insomma, vi sentite un po' presi in giro da questa situazione, vi sentite un po' presi in giro, eh? Certo. Ecco, assolutamente, abbiamo... nessun aiuto, siamo stati abbandonati, ecco. Abbandonati, ma questo voglio che il popolo italiano sia chiaro a tutti, che a noi non ci sono arrivati aiuti. I miliardi e triliardi che il presidente Conte continua a nominare non sono arrivati. Parliamo delle casse integrazioni, quando il presidente Tridico dell'INPS parlava di aver riempito, si decantava di aver riempito tanto a gran voce le tasche degli italiani, ma l'unica tasca che ha riempito molto probabilmente è stata la sua, triplicandosi quasi il suo stipendio da 62.000 a 150.000 lordi. Senta, lei ha un'attività a Roma, se non mi hanno informato male, giusto? Io sono direttore tecnico di un centro estetico in Roma, sì. Ecco, quindi... a Roma Centro, dove tutti quanti i ministeri lavorano in smart working e non entra più nessuno. Hanno diviso l'Italia per zone, per colori, ma il giallo è come il rosso è come l'arancione e viceversa. Nessuno sta lavorando, perché la gente, come ha detto poc'anzi lei, i soldi non li spende. Fanno una passeggiata, ma non entrano nelle attività a spendere. Senta, l'ultima domanda, adesso chiaramente l'azione vostra di protesta, di sensibilizzazione continuerà, giusto? Continuerà non solo a Roma, certo, ma anche un, po' anche un po' in tutta Italia. Ma la sua richiesta principale, se avesse di nuovo Conte di fronte a lei, quale potrebbe essere in una parola? Riapertura? Anno bianco, pace fiscale. Pace fiscale. Anno bianco, il presidente Conte gli è stato detto dal mese di giugno, nel mio primo colloquio gli è stato detto: ci serve assolutamente un anno bianco, mi mettete tutto nero su bianco, lo abbiamo fatto, siamo stati rinvitati di nuovo in un'udienza con lui agli Stati Generali a luglio, non ricordo esattamente il giorno, abbiamo ripetuto le stesse cose, che vogliamo un anno bianco, una pace fiscale, è l'unico modo per sollevarci. Non grazie. C'è turismo, i ristoratori sono alla canna del gas e noi anche, tutti, non è possibile, non è possibile. Grazie Romina Questo Paludi. Questo governo deve farsi avanti. Grazie a voi, grazie mille, buongiorno. Buon lavoro, grazie mille, grazie. Allora, questa era il collegamento, la situazione, che ovviamente, come ha giustamente detto la nostra ospite, non è una questione che riguarda soltanto le estetiste, i parrucchieri, i centri estetici, ma è un po' la questione che riguarda il mondo delle partite IVA, il mondo dei lavoratori autonomi, quelli che devono per forza lavorare se vogliono mangiare e portare a casa uno stipendio. Non stiamo parlando degli impiegati in un ufficio pubblico che recentemente hanno provato anche un po' ad alzare la voce, poi non si è sentito più nessuno, forse qualcuno ha ritenuto di dovergli dire e ricordare che gli impiegati pubblici ora è bene che stiano lì, buoni, in silenzio, tranquilli, e non che facciano rivendicazioni fuori dal mondo, anche fosse solo di un centesimo in più in busta paga. Il problema adesso riguarda invece gli autonomi. Allora, tra poco parleremo ancora di come questa pandemia ci ha cambiati un po' nel di dentro di noi. Abbiamo parlato la settimana scorsa di come lo spirito nell'affrontare questa seconda ondata sia completamente diverso dal primo spirito. Il primo spirito era uno spirito di unità, dove tutti eravamo, almeno idealmente, sulla stessa barca. Tutti eravamo, o sullo stesso terrazzo, se più vi piace, e tutti eravamo lì pronti a darci una mano. Ora, non che la gente si stia tirando indietro, ci sono sempre numerosissimi volontari che ringrazio
per il tanto bene che fanno, le tantissime persone che si adoperano ogni giorno nei confronti delle persone che in questo momento vivono un disagio, il disagio della quarantena, il disagio dell'autoisolamento, e non tutti vivono in famiglia, qualcuno è anche solo, molte, anzi sono le persone sole che salutiamo in questo momento mentre ci stanno seguendo. Ecco, a loro si preoccupano e si occupano i volontari che continuano a prestare la loro opera gratuita. Ora, parleremo, dicevo, di questo, dello spirito che è cambiato. Siamo piano piano stiamo entrando nel clima natalizio, anche se si sente poco, anche le luci accese che vediamo nei centri commerciali non riescono a scaldarci il cuore, già nei tempi di pace, ma così ancora meno. E perché? Perché la nostra mente è preoccupata soltanto a due aspetti, quello sanitario e quello economico. Non abbiamo tempo per le smancerie, non abbiamo tempo per, forse neanche per le emozioni, verrebbe da dire. Ecco perché il Natale fa fatica a entrare. È vero, ancora siamo agli inizi, ancora dobbiamo forse entrarci con tutti e due i piedi, ma comunque, se questa è la premessa, sarà curioso, interessante studiare anche dal punto di vista sociologico questo Natale targato 2020. Sarà molto interessante. Siamo all'interno della rassegna stampa. Tra poco, dicevo, avremo un altro collegamento da Scaletta. Sì, vedo che ne abbiamo un altro. Allora, andiamo in rassegna stampa. Andiamo in rassegna stampa per vedere, ecco, quest'altra, rimaniamo in tema Conte, rimaniamo in tema governo e vediamo quello che scrivono i giornali a proposito del nostro immediato futuro. Allora, intanto il titolo dal Resto del Carino di oggi: per chi decide di andare a passare le vacanze di Natale all'estero, non so con quale coraggio, ma immagino che ci siano persone che vorranno andare all'estero a passare un po' di tempo, magari pensando di svagarsi, ma in realtà non so quanto sarà possibile farlo, ma comunque tampone per chi passa il Natale all'estero. Questo è il titolo. Coprifuoco invece allungato, ma elite sulle regole. Nel governo, scrive Alessandro Farrugia sul Resto del Carino di questa mattina, non c'è ancora un'intesa sul Natale. I capi delegazione di maggioranza e il ministro Speranza dovevano vedersi con Conte a Palazzo Chigi alle 7 di ieri sera per parlare del nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 3 dicembre. Oppure ce ne potrebbero essere addirittura due, qualcuno dice uno che va dal 3 di dicembre al 20 e poi l'altro che invece va dal 21 e fino al 6 gennaio, quindi immaginiamo quello dal 21 al 6 gennaio che sia un po' di maglie un po' più larghe, tenendo conto che siamo proprio nel clou delle festività natalizie e siamo anche nel clou probabilmente anche degli acquisti, perché parliamo del 21 dicembre, 22-23, quindi penso che quel DPCM, se fossero due, sarà un po' più di manica larga. Ma comunque, nessun problema, dice, è stato soltanto un rinvio tecnico, non c'è diversità di opinioni, assicurano da una fonte del Partito Democratico. Però dal Movimento 5 Stelle e da Italia Viva di Matteo Renzi la richiesta di aprire, per esempio, su scuole e ristoranti, qualche problema lo pone. Avete sentito Azzolina che diceva, visto che i contagi sono molto limitati all'interno delle scuole, e in effetti comunque così è, così pare, insomma, i contagi non sono così eclatanti come qualcuno aveva ipotizzato, quindi sono limitati. Il ministro vorrebbe riaprire le scuole, non tutte le superiori, ma una parte, una buona parte, già dal 9 dicembre. Qualcun altro dice, ma come si fa a riaprire le scuole il 9 dicembre quando poi dopo 10 giorni devi richiuderle per le festività natalizie? Conviene? È logico far tornare gli studenti a scuola per 10 giorni, 12 giorni? Non conviene continuare con la didattica a distanza e ritornare magari a gennaio con una situazione che si spera sarà diversa dal punto di vista dei contagi, perché come abbiamo visto stanno diminuendo, quindi
sarà più facile, se il trend continuerà ad essere questo, magari ad avere una situazione migliore all'inizio del nuovo anno. E rischiare invece di tornare a scuola in questi 10 giorni e far risalire, per un motivo o per un altro, la curva dei contagi. Ma come vedete, Azzolina da una parte, Speranza dall'altra, e con Speranza tanti altri che vorrebbero restrizioni più forti. Ma andiamo avanti con Carlino. Allora, l'approccio del governo, dettato dai ministri Franceschini, Boccia e Speranza, resta rigorista. Vedete, io ho lasciato da una parte Franceschini, ma Franceschini è un altro di quelli che vorrebbe comunque più rigore nei confronti degli italiani. Allora, mi piacerebbe poter dire, dice il ministro della Salute Roberto Speranza, che il 2 dicembre sarà in Parlamento per illustrare le misure, il piano vaccinale, che i problemi sono tutti risolti, mi piacerebbe dire, e si può riaprire praticamente tutto, ma non direi la verità. Sul Natale ha riparlato anche il Premier. Conte dice: confido che nei prossimi giorni possiamo definire un pacchetto di misure che, al di là della colorazione delle regioni, consentano di intervenire sulle occasioni di socialità molto intensa natalizia. Quindi socialità molto intensa natalizia. Al di là delle colorazioni, pensiamo infatti che in quel periodo si debbano introdurre maggiori cautele. Quindi rispetto a quello che ho detto io, quindi che dal 21 al 6 dovrebbe essere più di manica larga, invece Conte è di tutt'altro avviso. Proprio perché c'è questa socialità natalizia che è molto più forte durante quel periodo dal 21 al 6, probabilmente va contro quello che ho detto io prima. Cioè, assolutamente, magari dal 21 al 6 dovrebbe essere più stringente, proprio per evitare che ci sia questa socialità, troppa socialità natalizia, troppi abbracci e baci natalizi. Sulle misure per contenere il Covid, soprattutto in vista delle vacanze natalizie, ha ribadito Conte, stiamo lavorando a livello europeo per mettere un coordinamento sulle misure restrittive, in particolare per gli impianti sciistici in vista delle vacanze di Natale. Una risposta comune europea è opportuna, ma questo non vuol dire invadere le prerogative dei singoli paesi. Ognuno sarà libero di adottare le misure che ritiene. La novità emersa ieri è che l'Italia intende porre un freno agli sciatori che volessero andare in paesi come la Svizzera o l'Austria, dove gli impianti invece saranno aperti. E comunque a chi passerà le vacanze all'estero? Ci stiamo premurando, dice ancora Conte, per evitare che ci siano trasferimenti trasfrontalieri, evitando che nel caso si vada all'estero per le vacanze si possa rientrare senza nessun controllo con i tamponi. Ora, chi ha la memoria corta sicuramente avrà già dimenticato quello che è successo durante l'estate, quando abbiamo iniziato a riparlare di nuovi contagi, eccetera, eccetera. Indovinate un po', qualcuno se lo ricorderà, proprio parlando di rientri dalle vacanze. Per esempio, i nostri dirimpettai, dico nostri per tutti gli amici telespettatori marchigiani che ci seguono in questo momento, i dirimpettai sono i croati. Ebbene, in Croazia, durante il fine dell'estate, insomma, durante l'estate, c'era una situazione pandemica molto complessa. Il virus in quel paese stava circolando tantissimo. Eppure dall'Italia, noi avevamo qui a Pesaro, al porto di Pesaro, un catamarano che faceva la sponda tra il porto di Pesaro e Spalato continuamente, eppure c'era gente che, nonostante arrivassero da là tutte queste notizie di contagi, eccetera, eccetera, nonostante tornassero persone in Italia contagiate dalla Croazia, c'era gente che non rinunciava a partire e quindi andava in Croazia a fare le sue vacanze. Quindi, se tanto mi da tanto, c'è da scommetterci che, nonostante la situazione intorno a noi non sia affatto rosea, ci siano persone che vogliano fare le vacanze all'estero e che quindi poi potrebbero rimettere in moto tutto il meccanismo dei contagi. Ecco perché è importante, ma questa volta è davvero importante, che il governo faccia di tutto perché le persone che rientrano dall'estero siano realmente controllate, realmente
seguite e che nessuno scappi o faccia il furbo, come spesso è successo, che rientra la chetichella e poi si mette a contagiare mezzo mondo. Questo è fondamentale, perché altrimenti vanifichiamo tutte le cose che stiamo facendo in questo momento, tutti i sacrifici che noi stiamo mettendo in campo in questo momento. Questo è chiaro e questo è importante. Tra l'altro, qui si legge, sempre dal Carino di questa mattina, che chi rifiuterà il prelievo sarà messo in quarantena. Cioè, ecco, l'importante però è che se io vado in montagna tranquillamente, beatamente, faccio la mia vacanza, faccio quello che devo fare, poi rientro, nessuno mi controlla, cioè, capito? Difficilmente io suono il campanello all'ASL e dico scusate, ho bisogno di fare il tampone perché rientro dalla vacanza. Uno è rientrato dalla vacanza, nessuno mi ha detto niente, nessuno mi ha fermato, nessuno mi ha chiamato e quindi zitto zitto, sto bene, vado avanti come se nulla fosse. Perché qualcuno ricorderà il caso di cui abbiamo parlato anche qui nella nostra rassegna stampa, di quel navigatore, di quella persona che imbarca a vela con la famiglia o gli amici, era andato in Croazia, poi intelligentemente, prudentemente e con senso civico al ritorno da questa vacanza in barca, quindi anche poco rischiosa tutto sommato, in Croazia è tornato e ha fatto la sua segnalazione. Poi quello che ha raccontato lui dal momento in cui ha segnalato il suo rientro in Italia in avanti è tutto un programma, è tutto un cinema, quindi come dire la prossima volta al posto di segnalare il mio rientro sto zitto, sto bene e quindi vado avanti per conto mio. Però sto bene fino a un certo punto, perché se uno è asintomatico è vero che sta bene, ma se è asintomatico e portatore del virus chiaramente stare bene non significa non contagiare, e anche quindi anche questo è importante. Allora, sul Corriere Adriatico invece c'è questa notizia curiosa, pagina 4, ogni tanto il Corriere Adriatico fa un po' il punto della situazione sulla nostra regione, ed è interessante vedere come ancora ci siano queste macchioline gialle. Le macchioline gialle sono quei piccoli comuni, piccolissimi comuni ancora, che hanno resistito anche alla seconda ondata del virus. E Bolognola è tra questi pochissimi, un comune molto piccolo, che praticamente è Covid free, si dice, cioè libero dal Covid. Nessuno degli abitanti di questo paese, di Bolognola, è risultato positivo. Ecco, quindi per dire, c'è un elenco che è molto piccolo, è sempre più piccolo, che però dimostra come si possa, laddove ci sono anche le condizioni chiaramente attorno, parliamo di paesi molto piccoli, poi spesso anche isolati, però dove ci sono persone che vi abitano e che evidentemente appunto non muovendosi, non spostandosi, non ricevendo visite, si sono preservati e conservati anche bene. Allora, il titolo è questo, abbiamo visto il borgo montano del Maceratese, quindi Bolognola, resta l'unico comune senza mai casi positivi tra i residenti. Altri 14 piccoli centri dell'entroterra invece guariti dal contagio. L'Anconetano invece, tutta la provincia anconetana, tutta la zona dell'Anconetano invece è senza isole immuni, cioè tutti i comuni dell'Anconetano sono stati comunque contagiati. E qui c'è anche un elenchino, vedete, con i comuni ex Covid, li possiamo leggere insieme, vedete, a Pesaro Urbino, nella nostra provincia, abbiamo Isola del Piano, Monte Cerignone, Monte Ciccardo e Peglio, che sono tutti borghi straordinari, bellissimi, così come tutti gli altri, ovviamente, adesso io non li conosco tutti, conosco quelli della provincia di Pesaro, ma insomma immagino che anche tutti gli altri abbiano tutto attorno, insomma, che siano borghi meravigliosi, come è meravigliosa la nostra regione, la regione Marche. Allora, vedi, come dicevo prima, si parla dell'area di montagna, si parla della protezione, soli e protetti dal contagio, soli e protetti dal contagio. Ce ne sono di questi comuni, sono belli, bellissimi, quasi nel cratere del terremoto, perché c'è anche questo da dire,
quasi tutti nel cratere del terremoto, tranne quelli più a nord. Il territorio anconetano invece è tutto tinto di rosso, guardando le mappe con le aree di contagio, senza nemmeno un paesino che possa vantarsi di aver messo il virus alla porta. La provincia del capoluogo di regione, del resto, è quella più colpita in questa fase 2. Ancona è la più colpita da questa emergenza. Ieri è arrivata addirittura a 8.203 casi. Ancona, che nella prima fase, così come il sud delle Marche, Ascoli Piceno, per avere il primo contagio nella prima fase, mi ricordo, sono passate settimane, a Pesaro Urbino ne avevamo un'infinità, ad Ascoli Piceno non è successo nulla per tante settimane nella prima fase. Poi la cosa si è ribaltata invece, abbiamo Ancona con tanti contagi, seguita da Macerata con 6.165, Pesaro Urbino con 5.005, poi Ascoli 3.006 e a Fermo 3.148. Allora, adesso noi andiamo in pubblicità, grazie Riccardo, poi quando torneremo ci collegheremo di nuovo con Simona Zonghetti, con un altro ospite, e lì parleremo appunto di questo spirito di unità che in questa seconda fase non c'è. Bentornati, seconda e ultima parte. Allora, andiamo subito da Simona, che si trova, vedo, in uno splendido scenario natalizio, il presepe, e riconosco anche la chiesa del porto, oltre che al tuo ospite. Ecco, buongiorno sì, a te e a padre Gianfranco. Esatto. La saluta al direttore. Grazie. Vogliamo toccare, Marco, un altro tema molto importante e a noi caro, la fede però ai tempi del coronavirus. Padre Gianfranco Casagrande, siamo insieme a lui perché vogliamo condividere alcune riflessioni, alcune considerazioni. Sappiamo che la pandemia ha cambiato diverse cose, dall'accesso ai luoghi di culto ad altri dettagli, però sappiamo anche forse che ha alimentato la paura e i dubbi. Prima di entrare, ecco, in questo argomento, vorrei chiederle come sta padre Giuseppe, perché sappiamo che anche lui è stato colpito dal coronavirus e quindi avete vissuto dei momenti piuttosto difficili. Padre Giuseppe è stato toccato dal coronavirus il primo novembre, il giorno dei Santi, con 38,5 di febbre che è perdurata per 8 giorni, di seguito nonostante tutte le cure mediche. E da lì è stato fatto il tampone e riscontrato positivo, e per cui è stato portato subito a Pesaro, all'ospedale San Salvatore, e lì è stato in terapia. Ma non in terapia intensiva, perché respira bene, ha sempre respirato bene. Il problema era la febbre. E quindi dopo è passata, dopo alcuni giorni, e è rimasto lì. È stato rifatto il tampone poi a metà dei giorni, quindi metà mese, e il risultato è ancora positivo, anche perché lì sono tutti quanti positivi nell'ospedale. Però era migliorato, molto migliorato, respirava regolarmente bene, l'ossigenazione c'era, e per cui è stato portato a Galantara nella residenza adesso del Covid. Quindi sta meglio? Sta molto meglio, ci sentiamo ogni giorno 4-5 volte con il cellulare, e lui ha il cellulare, e quindi comunichiamo e parliamo a lungo, no? Proprio per mantenere i rapporti di comunione, di condivisione tra i frati, con padre Filippo, padre Renato, padre Salvatore e con me. Ecco padre, che cosa è cambiato appunto in questi ultimi mesi, anche dal punto di vista della fede, dello spirito? E l'abbiamo notato subito come questa ripresa del Covid ha generato questa volta paura, angoscia, timore, incertezza del futuro. Prenderà me, prenderà mio marito, mia moglie, i miei figli. Anche perché in tanti purtroppo hanno perso amici e parenti. Certo, anche perché poi dalla televisione riceviamo notizie 24 ore su 24 sempre su questo argomento. Più che un telegiornale è un coronavirus giornale.
E questo chiaramente non è che favorisca la serenità, la tranquillità, oppure dia la forza di reagire a questo male, a questo pericolo in fondo. E ognuno lo avverte proprio per sé, per la propria famiglia, per il proprio futuro, per il lavoro che manca sempre di più. Per cui questa incertezza sta invadendo il Natale. Ecco, anche ieri abbiamo parlato un po', Marco, io e padre Gianfranco, e mi ha ripetuto un concetto più volte, il concetto di eternità. Sì. Domenica iniziamo l'Avvento. No? Avvento è una parola che viene dal latino, advenio, che significa arrivo. Cioè arrivo con certezza, arrivo con sicurezza. Invece venio, dal latino, significa venire, una semplice venuta che puoi aspettare o meno. Invece l'arrivo di advenio, era forzativo, adde, no? Fa capire che sicuramente arriva. È come quando ti arriva il regalo che sai che hai ordinato e che sicuramente arriva e lo attendi con immensa gioia, con trepidazione. Ecco, questo è l'avvento. È saper attendere il Salvatore del mondo, Gesù Cristo, che ci viene a reintrodurre dentro la nostra storia la vita dell'Eterno, la vita eterna, l'eternità. Una parola che abbiamo fatto scomparire dalla secolarizzazione. La secolarizzazione, un po' dappertutto, nella Chiesa, nella società, nel mondo, è tutta finalizzata alle cose terrene, alle cose che ottieni oggi. Ma che San Paolo dice con molta chiarezza, dice, tutte queste cose che prima riempivano la mia vita, quando ho scoperto Gesù Cristo come Salvatore, come gioia, come amore infinito, come spinta a donare tutta la mia vita agli altri, per amore, gratuitamente, io tutte queste cose le ho considerate una spazzatura, lo buttate via, dice San Paolo. Ecco, l'Avvento, le quattro settimane, dovrebbero servirci proprio per buttar via tutto quello che ci impedisce di respirare l'infinito, la vita eterna, l'eternità. Perché il mondo noi lo tocchiamo, lo viviamo, lo sperimentiamo più con i dolori che con le gioie, più con le tragedie che con i buoni risultati. Ma Cristo, se noi reinseriamo la vita di Cristo, la persona di Gesù Cristo, dentro le nostre vicende familiari, personali, sociali, noi ci accorgiamo che Cristo ci dà una forza tale, il suo Spirito, lo Spirito Santo, per saper reagire al male, per saper reagire alla tentazione di fissare la nostra vita solo sulle cose terrene. Ok, purtroppo è caduta la linea, però insomma cerchiamo un attimino di ripristinarla. Volevo chiederle che Natale ci aspetta. Si parla tanto del cambio orario della Santa Messa, è questo quello che conta? Ecco, il cambio dell'orario, il tempo della Bibbia non è il tempo dell'orologio, il Big Bang, non è il Cronos, da Cronos, la cronologia, il tempo. Il tempo della Bibbia è l'altro termine greco, kairos, l'opportunità. Dio ti mette davanti un'opportunità. E questa opportunità è il tempo nuovo che Cristo è venuto a portare nel Natale. Ecco, sì. Cerchiamo ancora di ripristinare, purtroppo non riusciamo, padre, ci scusi. E quindi mi parlava anche prima di andare in diretta di queste quattro notti, insomma un altro messaggio importante da sì. Lanciare. Noi adesso ci stiamo interessando, noi vescovi, la CEI, sulla messa di mezzanotte, fra virgolette. La messa di mezzanotte rientra nel Cronos, che non è il tempo della scrittura, della Bibbia. Noi dobbiamo recuperare come cristiani proprio il kairos, il momento di grazia, che l'opportunità che Dio ci dà, indipendentemente dall'orologio. La messa di mezzanotte è stata messa lì a mezzanotte per rievocare la notte in cui nasce il Salvatore, il Messia, il Liberatore, colui che ci libera dai peccati, dalle oppressioni, dalle ossessioni, da tutto quello che ci blocca, che impedisce la realizzazione piena della mia vita, della vita della mia famiglia, la vita degli amici, della società. Quindi è simbolica sostanzialmente. È un simbolo, è un segno, come è un segno il presepio, come è un segno il presepio, che rievoca proprio la notte,
della nascita della nuova luce. Io sono la luce, diceva Gesù. Io sono la via, la verità, la vita. Sono lo splendore. Ti do alla vita umana le ali dell'eternità. E voi lo state allestendo proprio in questi giorni. Manca ancora qualche piccolo dettaglio, però ci sono tanti luoghi che riguardano la nostra città. Esatto. Rolando, dove sta? Con gli amici del Ridosso ha creato il presepio, che quest'anno sarà collocato, adesso la prossima settimana di Avvento, all'interno della nostra chiesa del Porto, di San Giuseppe al Porto. Può anche illustrarci le varie zone? Sì. Il presepio che Rolando, vieni qua Rolando. Oh, bravo. Ecco, lui, con gli amici del Ridosso, Luigi, Vittorio, no? Lui ha lavorato ormai un paio di mesi, credo, no? Proprio in maniera assidua questo presepio, l'ha riallestito per la chiesa e rappresenta chiaramente Fano. Anche questo è un segno, non è Fano questo, no? Come la messa di mezzanotte non è il tempo in cui è nato, il momento in cui è nato Gesù. È un segno, è un simbolo che ci ricorda, che ci fa rievocare, che ci fa rivivere quel mistero. E così il presepio che dovremmo riallestire in tutte le nostre case, perché è il segno della presenza di Gesù, Gesù risorto, Gesù vivo, dice dove sono due o tre? No, io ci sono, sono in mezzo a loro, perché Cristo ormai è anche in mezzo a noi, perché è risorto. Ecco, e vediamo logicamente la capanna. Questo presepio rappresenta appunto l'inserimento del Natale nella nostra città. Troviamo il mare, chiaramente non potevamo mettere tutto il mare, altrimenti facciamo la fine di Sant'Agostino, con l'angioletto che voleva mettere con la conchiglia tutta l'acqua del mare dentro una buca, no? È impossibile, chiaramente. È il mare, con tutto il porto, il nuovo ponte rotondo, poi abbiamo la darsena borghese, bellissima, vedi, l'ha ricostruita Rolando in maniera magnifica, quella da dare là, no? Poi ha ricostruito la chiesa in miniatura e l'ha fatta perfetta, è tutta intera, tutto, no? È intera. E il faro. Poi c'è il faro, sì, giù, poi Fano, rappresentato dalle abitazioni, dalle casette, e in cima c'è Monte Giove, segno di questa eternità, di questa spiritualità che deve rilanciarsi su tutta la città, e dietro, no? Dietro c'è la collina del Rosario, abbiamo messo, e manca la luce perché dobbiamo trovare ancora la lampadina. E poi abbiamo la Natività, quindi questo angolo di Betlemme, no, della Palestina, che è inserito dentro la nostra città. È l'Eterno che entra a far parte della nostra civiltà, della nostra cultura, della nostra fede, e che viene proprio a rianimare da dentro, dal cuore, dall'anima, quello che normalmente la società tende a spegnere, a smorzare. E quindi speriamo appunto che questa fede possa continuare ad essere così forte. L'acqua zampillante che Rolando ha voluto mettere accanto alla capanna richiama l'incontro di Gesù con la Samaritana. La Samaritana andava al pozzo a cercare l'acqua materiale, no? E sarebbe ritornata tutta la vita a riattingere l'acqua. Gesù cosa le dice? Credimi donna, io ti do un'acqua viva che zampilla per la vita eterna. E questa vita eterna, questa eternità, è in tutto il Vangelo, dall'inizio alla fine. E anche noi preti dovremmo ripredicare l'eternità. È fondamentale, perché il cuore dell'uomo ha sete dell'infinito, ha sete di Dio, o dall'uomo primitivo fino a oggi. Abbiamo sete di infinito, l'amore lo vogliamo infinito, che non termini mai, che non finisca più. La salute la vogliamo infinita, che non sia mai intaccata da incidenti di percorso, e così via. È la sete di infinito di Dio che Dio ha nascosto dentro il nostro cuore. E Sant'Agostino lo spiega molto bene nelle Confessioni. Signore, ci hai fatto per te e il nostro cuore non ha pace finché non ritrova, non riposa in te. Padre Gianfranco, vogliamo chiudere con un messaggio da lanciare proprio ai fedeli, visto che ci avviciniamo appunto all'Avvento. Più che il messale nuovo, sì, che anche questo è un segno, no?
più che un messale nuovo, io credo che noi dobbiamo prepararci al Natale impegnandoci a reinserire l'eternità dentro la quotidianità. La preghiera è fondamentale, ma anche la preghiera semplice, quella che tu sussurri mentre guidi la macchina, mentre vai a fare la spesa, è il desiderio di Dio la preghiera. Quindi la preghiera è fondamentale. L'ascolto della parola, ecco l'acqua che zampilla per la vita eterna, è la parola di Dio, che noi ascoltiamo nella liturgia e che possiamo leggere a casa, meditare, pregare a casa. Basta un pezzo del Vangelo, basta un pezzettino della Bibbia, no? E rifletterci sopra, farlo tutti i giorni dell'Avvento, in maniera che l'arrivo del Natale, non ci colga di sorpresa, cioè sprovveduti, senza niente, non abbiamo preparato niente. È come la mamma che aspetta un bambino, no? Sa benissimo che l'arrivo ci sarà fra 9 mesi. E cosa fa? Rientra in se stesso questa mamma, rivive la vita insieme col bambino che cresce dentro la sua pancia. E questa è l'attesa dell'Avvento. E così dovremmo fare crescere dentro di noi la presenza di Dio, ecco dell'eternità, attraverso questi gesti, preghiera, parola di Dio. E un suggerimento vorrei dare: recuperare il pane della vita eterna, tornare alla vita eterna. Il pane della vita eterna è l'Eucaristia. E se riuscissimo a trovare mezz'ora di tempo ogni giorno dell'Avvento, durante i giorni feriali, per partecipare all'Eucaristia e nutrirci del pane eucaristico, il pane della vita eterna, chiaramente la vita eterna si sviluppa dentro di noi. E il Natale sarà bellissimo, perché il vero dono, il vero regalo, non sarà il panettone, il torrone, il ballo, il cenone o la messa di mezzanotte. Se a mezzanotte o alle 9 della sera o anche alle 5 del pomeriggio, perché già è notte, no? Ma il regalo più grande sarà proprio che abbiamo fatto nascere dentro di noi la vita dell'Eterno, la vita di Dio. E con queste sue parole, Marco, direi di chiudere qua questo collegamento. Padre Gianfranco, grazie, grazie davvero. Grazie a voi anche di questa occasione e auguri a tutti anche per una buona preparazione del Natale, che sia veramente una preparazione che entri dentro il cuore. Poi se andremo a messa a celebrare la nascita del Signore, no, il presepio, a mezzanotte o alle 9 o alle 8 o alle 6 o alle 5, noi illuminiamo quella notte, che già alle 5 d'inverno è notte, no? Illuminiamo con la nostra fede, con la fede in Cristo Salvatore. Auguri. Grazie davvero Padre Gianfranco e buon lavoro a tutti coloro che stanno lavorando per realizzare questa bellissima opera. Marco, a te. Grazie. Grazie a Simona Zonghetti, grazie per questo collegamento. E allora, con l'augurio che sia davvero un Natale di sostanza più che di forma, noi ci salutiamo qua. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo stasera 20:30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.